Mister Cristian Fiorazzi, allora una bella soddisfazione, sei arrivato in finale, il primo anno che partecipate al trofeo Slalom, una bellissima finale contro la squadra del Senisa, molto combattuto, un primo tempo dove avete dimostrato di stare benissimo anche dal punto di vista fisico, due errori sostanzialmente in tutta la partita e uno l'avete pagato caro. Assolutamente sì, abbiamo fatto un torneo importante per questi ragazzi, ragazzi che tengo a far presente che avevano tutti un anno in meno, quindi hanno partecipato con grandi aspettative, ma con anche grandi paure, perché comunque sia affrontare squadre blasonate come Lazio, come Inter, per noi è stato un motivo di grande orgoglio e i ragazzi si sono applicati e hanno dato grande prova di forza. Siamo arrivati alla finale sicuramente un pochino sulle gambe, un pochino stanchi, voi anche ieri giocato contro l'Inter una partita di contenimento, comunque sia, dove abbiamo corso, ci siamo impegnati al massimo. Oggi è andata un po', sicuramente chi avrebbe fatto gol avrebbe portato a casa il risultato, quello era poco ma sicuro. Sulla nostra ingenuità, una delle due ingenuità che abbiamo avuto, ci hanno punito bravi loro perché hanno giocatori interessanti. Validi e noi poi non abbiamo più avuto la forza di avere una reazione idonea e adatta per coprire il risultato. Tanti complimenti alla finalista, voi siete arrivati secondi, però tanti premiazioni a livello individuale anche per voi, non ultima quella per lei, insomma, miglior allenatore del torneo. Sì, ma queste sono cose principalmente per i ragazzi, sono contento per Cucchietti, per il nostro portiere, la mia è una soddisfazione personale, ma senza questi ragazzi sicuramente non sarei da nessuna parte. È la soddisfazione massima vederli in campo e vedere come applicano ciò che gli viene chiesto, lo fanno con grande umiltà, con grande applicazione, quindi il merito è loro perché riescono a comprendere e capire ciò che gli viene insegnato non solo da me ma da tutti gli allenatori del Torino, in questo caso che danno una grossa mano e un contributo importante per la crescita di questi ragazzi. Stiamo parlando prima partecipazione al trofeo Slalom, prima volta insomma a Benevento, come vi siete trovati nella nostra città? Direi molto bene, anche perché io ho un trascorso piccolo, però nell'Italia meridionale ho giocato qua contro il Benevento nel lontano 2005, quindi quando il Benevento era in C2. E ho un bel ricordo e vedere questa città mi ha di nuovo riportato indietro nel passato. È stata bellissima la serata che abbiamo trascorso in chiesa, è stata bellissima la presentazione in municipio. La città l'abbiamo visitata, è veramente piena di storia, piena di tanti ricordi, quindi è sicuramente un'esperienza che prossimo anno potremo anche rifare, magari nella categoria piena, così magari potremo essere armi pari con gli altri, ecco. Beh, allora speriamo bene, in bocca al lupo per il futuro, mister, grazie. Grazie mille, molto gentile. Nunzio Raffio ha appena concluso il trofeo Slalom, 4 giorni davvero bellissima, complimenti per tutta una bellissima organizzazione, una manifestazione sportiva davvero importante che ha dato la possibilità anche a questi giovani di mettersi in mostra. Chi veniva dall'estero ha avuto insomma la possibilità anche un po' di approcciarsi ad un calcio che magari insomma potrebbe diventare il loro futuro. E complimenti davvero a voi per tutto. Grazie mille per i complimenti. Sì, è stata un'edizione, diciamo, buona, direi abbastanza buona, un buon test per tutte le squadre italiane che dovranno affrontare i playoff per lo scudetto e un buon test anche per le squadre straniere. Il livello è stato abbastanza alto quest'anno. Sono stati 4 giorni di puro calcio. Spero che tutti gli atleti innanzitutto si siano divertiti, ma comunque che si siano confrontati, insomma, tecnicamente e agonisticamente con i propri, diciamo, pari età. E alla fine ha prevalso una squadra straniera per la prima volta, il Senisa, era la terza partecipazione al trofeo Slalom e quindi dopo 3 tentativi è riuscita comunque a raggiungere l'obiettivo del primo posto. Diciamo con un po' di orgoglio, quanto è stato importante il lavoro della SB Slalom per la città di Benevento, comunque in generale, con l'accoglienza di tantissime squadre, 4 che venivano da tutta Italia, 2 che venivano dall'estero. Ma l'importanza è altissima, forse tanti amministratori locali non se ne accorgono, oppure dopo 30 anni ancora non si sono accorti che a Benevento esiste un torneo internazionale che ospita squadre blasonate provenienti da tutta Italia e negli ultimi anni stanno arrivando anche dall'estero e forse ancora non si rendono conto di cosa
è il movimento Shalom? Cosa porta alla città in termini di prestigio? E francamente, insomma, questo mi addolora un po', insomma, avere una premiazione Shalom con squadre importanti come Inter, Torino, Napoli, Lazio, ne ricordiamo, con le squadre straniere, una rappresentativa Campania, una rappresentativa Sannita, e non avere neanche un amministratore locale, sia della provincia, sia del comune di Benevento, e nemmeno della regione Campania. Quindi questo è veramente grave per la città. E questo vi rende ancora più onore, perché nonostante tutto, da solo, insieme agli aiuti comunque di tutti gli sponsor, siete riusciti a mettere in piedi, e lo fate ormai da tantissimo tempo, una manifestazione così importante che diventa palcoscenico e vetrina per squadre che provengono, insomma, anche dall'estero. Benevento diventa un centro in questi giorni per il calcio davvero importante. Siamo stati contattati anche dalle testate di Napoli, insomma, tante squadre che hanno chiesto i nostri video, quindi insomma è davvero qualcosa di bello e di importante. Magari anche un appello, perché sì, appunto, vorrei il mio, cioè uno sfogo personale, perché dopo il sacrificio di un anno, qui ci vuole un anno di lavoro per mettere su un torneo del genere, e non avere l'appoggio degli amministratori, cioè questo non è tanto bello, insomma. Io penso che questo torneo in altre zone d'Italia avrebbe comunque più risalto, sicuramente. Sembra strano, ma noi siamo più conosciuti in altre zone d'Italia che non a Benevento. Questa è una cosa stranissima, ma in effetti è così. Le squadre che sono venute ci hanno comunque detto che conoscevano il nostro torneo, cioè l'Inter, il Torino. Hanno scelto lo Shalom perché sanno che è organizzato nei minimi particolari, può essere un buon test per i loro ragazzi, fa crescere i loro ragazzi, e quindi per questo motivo loro sono qui a Benevento. Ma non dimentichiamo che poi, insieme alle squadre, agli atleti, c'è tutto un indotto, c'è un movimento di genitori, di parenti, amici che vengono, e comunque alla scusa del torneo visitano la città, pernottano a Benevento per 4 giorni, cioè tutto questo deve far riflettere. Francamente, se continua in questo modo, noi andiamo avanti con la nostra tenacia, caparbietà, con i nostri sponsor, perché è solo grazie a loro che riusciamo ad andare avanti. Però poi si arriva a un punto che bisogna prendere anche una decisione, se magari spostare il torneo oppure se farlo contemporaneamente in altre città, perché ce lo richiedono. E sino ad oggi il vero motore quindi è proprio la passione. Grazie Nunzio, e ancora complimenti. Okay, grazie a voi.